settimana con un nuovo video e come vi anticipavo nello scorso video appunto sarei tornato con dei tutorial natalizi e spero di riuscire a farne più di qualcuno per Natale insomma e ho voluto iniziare da un trucco davvero molto molto semplice e, ovvero ho voluto puntare tutto quanto sulle labbra e lasciare gli occhi sui toni del nude. E comunque sono molto luminosi, sono belli, ma non è un trucco, diciamo, molto forte e strong sugli occhi. Spero che vi piaccia e spero di tenervi anche un po' di compagnia. Mi scuso per le luci che mi sono accorta a fine video, insomma, che facevano abbastanza schifo. Spero comunque che, insomma, renda abbastanza il trucco. E aspetto i vostri commenti e vi lascio al tutorial. A dopo! Ah, iniziamo subito. Intanto direi di legare la frangia con una molletta super fashion. Ok. Iniziamo subito dalla base. Vado ad applicare questo nuovo fondotinta della Pupa, il Like Doll, che mi sta piacendo tantissimo. È un fluido make-up perfezionatore effetto pelle nuda. Ha il contagocce ed è molto molto liquido. E io la maggior parte delle volte lo stendo semplicemente con le mani. Ma dato che, non so se notate, sto sfogando lo stress nel modo peggiore, sono piena di bolle, brufolini, bollicine e cosine varie, quindi per avere una copertura maggiore lo vado a stendere con questo pennello della Elf, il Powder Brush, che ha un flat buchi. So che questo in teoria è un pennello, diciamo, per fondotinta minerale, comunque più per le polveri, ma io mi ci trovo davvero molto bene anche a stenderci i fondotinta, diciamo, liquidi, perché trovo che li stende davvero bene e uniforma bene l'incarnato senza lasciare macchie e anzi gli dà anche una maggiore coprenza. Questo fondotinta mi piace tantissimo. Non vi ho detto la colorazione, questa che ho io è lo 020, che se non sbaglio è tipo la più chiara. Chissà come mai. Poi vado ad applicare il correttore nella zona delle occhiaie e sulle varie imperfezioni e vado ad applicare questo qui della Maybelline, il Super Stay 24 ore e questo è non so che colorazione. La numero 2, Beige Clair. Non la trovavo. Illuminare un po' la zona delle occhiaie e altre zone, vado ad utilizzare il mio amato Instant Anti-Age della Maybelline. Scusate se guardo in basso, ma ho lo specchio. Sulla palpebra invece vado ad utilizzare il mio solito primer, la Love Stage della Essence. Sistemo le sopracciglia con la Natural Brow Designer della Benecos, anche se c'è da poco da sistemare perché sono obbrobriose, ma fortunatamente domani ho l'estetista. E ora iniziamo il nostro trucco occhi, dove utilizzerò maggiormente la Naked 2, anzi penso totalmente la Naked 2. Con un pennellino piatto vado a prelevare il Chopper, che è questo color rame molto molto luminoso, e lo applico su tutta quanta la palpebra mobile. Con un pennello invece da sfumatura vado a prendere Tease, se mi metto a fuoco, ok, che ha, diciamo, questo tortora opaco e lo vado a portare nella piega dell'occhio. Come ho detto, voglio davvero un trucco occhi molto molto soft. Perché per questo primo trucco di Natale andremo a puntare tutto sulle labbra. Sulle labbra e su una base pressoché perfetta.
catch my eye? Tell me, baby, do you recognize me? Prendo una punta, ma proprio una puntina di Snake Beat, che è, diciamo, questo bronzo, un colore molto molto particolare, e lo porto sempre qui alla fine dell'occhio, solo per dare un po' di profondità. Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas. Con un pennello grande e da sfumatura vado a prendere Foxy, che è l'illuminante, e lo vado a portare nell'arcata sopraccigliare, in tutta l'arcata, perché voglio che sia bella luminosa, e la vado anche a sfumare bene qui per creare, diciamo, per non far vedere lo stacco della sfumatura. Mentre con un pennellino più piccolino, se lo trovo, ok, vado a prendere Bootical e ci creo il punto luce. Tra tutti è il mio colore preferito in assoluto della Naked. Ora prendo un eyeliner in penna, utilizzo la Love Punk della Essence e faccio una riga di eyeliner. Chiedo scusa se qui andrò fuori fuoco, andrò fuori dall'inquadratura, ma devo per forza guardarmi bene allo specchio. Okay. E con un pennellino da eyeliner prendo sempre dalla mia Naked Blackout, che l'altro giorno ha provato a suicidarsi, e la vado a intensificare. Spero che renda, perché non capisco se sto abbastanza luce, se non capisco molto oggi dalla videocamera. Nella rima interna vado ad applicare la matita nera delle Le Rocher, la Stilo Regard Waterproof, nella colorazione 01 Noir. Ve l'ho già detto nel video precedente, io la amo. Con lo stesso pennellino da precisione che ho usato prima, vado a sfumare sotto l'attaccatura delle ciglia inferiori, sempre Bootical, perché comunque voglio che gli dia un po' di luminosità. Senza esagerare. Però, come vedete, così dà un pochino di luce. Passiamo al mascara. Qui ci andrebbero stra bene anche le ciglia finte, che io non ho, ma mi attrezzerò per questa cosa. Ma diciamo, vado a creare un effetto un po' più carino utilizzando prima questo mascara Essence, la Lash Base, che sto adorando, fa diventare super fighi anche i mascara più bruttini, insomma. L'unica cosa che vi consiglio è di pulire sempre bene lo scovolino, perché trattiene un eccesso di prodotto. E sopra, prima che si asciuga, vado ad applicarci questa mini size di Lancome, che è l'Hypnose Drama. E questo è l'effetto finale. Come vedete, è un trucco davvero semplicissimo. E adesso faccio l'altro occhio e torno. Eccomi qui con entrambi gli occhi truccati. Mi piace tantissimo, mi piace anche tantissimo l'effetto di questo mascara Essence con il Lancome sopra, dà un effetto super ciglia fighe. E ora finiamo il resto della base. Vado a fissare tutta quanta la mia base con, oddio, cade tutto, con l'Invisible Powder di Kiko e un pennello grande da cipria.
survive. My God, before you went somewhere to belong. Me, I guess the words are surely to cry. Ho l'impressione che ci sia pochissima luce oggi nel video. Applico poi una terra opaca e utilizzo come sempre questa della Essence, la Sun Club, nella colorazione 01 Natural. Non vado comunque ad esagerare molto. E poi prendo un pizzico, ma davvero un pizzico, di Amber di Neve Cosmetics, che è questo rosso, per metterlo sulle guance. Ma davvero, cioè ragazze, fate non attenzione di più, perché scarico benissimo, perché è super super pigmentato. Come sempre dalla fotocamera sembro Heidi, ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine su questa cosa. E poi prendo queste perle illuminanti della Essence, le Cookies and Cream, e con un pennello, questo qui, diciamo quelli a petalo, ho fatto così, vado a... mi viene il nome, va bene, e lo metto qui sotto gli occhi. Crea insomma qualche punto luce. È davvero molto molto discreto questo, quindi vado sul tranquillo. E ora arriviamo al pezzo forte del trucco, con la matita perfettina di Neve Cosmetics vado a creare il contorno labbra. La sfumo leggermente. E ora andiamo a mettere un rosso per eccellenza. Ve l'ho fatto vedere nel video appunto dei trucchi natalizi, ed è questa tinta della Essence. Vi dicevo, comunque è un po' scomoda perché tende un po' a sbordare, però se ci si sta attenti, magari leviamo l'eccesso con una velina, si può fare. E lo vado quindi a mettere. Magari se riesco anche a inquadrarmi. Questo, ragazze, è il risultato finale. Io trovo che sia un trucco davvero molto fine ed elegante, e comunque essendo abbastanza importante il rossetto rosso, trovo che ci stia benissimo questo look comunque abbastanza nude e neutro sugli occhi. E fatemi sapere se vi è piaciuto, e mi scuso se la luce non è delle migliori, perché me ne sto rendendo conto che rispetto al solito penso si vedano anche meno i colori. Magari vi lascio anche qualche foto adesso alla fine, e ci vediamo al prossimo video. Un bacio! Last Christmas I gave you my heart. Surprise me. Merry Christmas, I'm wrapping up in sand.